Dalla classifica I fatti vostri del giorno, oroscopo domani 28 dicembre 2018. Paolo Fox, ecco quali sono i segni in salita di oggi e quali le anticipazioni del venerdì. I consigli dell'esperto di astrologia più seguito d'Italia. Ariete si sente sopra le righe, basta poco per agitarsi in questi giorni di festa. Durante queste festività per il Toro è utile fare un bilancio delle novità che hanno riguardato l'ultimo periodo. Gemelli, durante le prossime giornate potrà risolvere un dubbio in amore. Il mese di gennaio porta buone novità. Il 2019 è un anno faticoso ma produttivo per il Cancro. Il lato romantico del Leone verrà fuori in maniera speciale durante le prossime giornate. Vergine, si prepara ad una fine dell'anno interessante, è tra i segni favoriti dell'oroscopo domani 28 dicembre 2018. Persone invidiose potrebbero parlare a sproposito della bilancia. Per lo Scorpione questa sarà una fine dell'anno interessante per i sentimenti, favorita anche la passione. Il nuovo anno porta novità e cambiamenti per il Sagittario, occasioni interessanti di incontri anche per l'ultimo giorno dell'anno. Capodanno sarà interessante per il Capricorno, la famiglia e gli amici più cari renderanno speciale l'ultima giornata dell'anno. Lieve calo fisico per l'Acquario che per l'oroscopo domani potrebbe risentire di un fastidio fisico. Pesci è tra i segni favoriti del periodo, sono giornate speciali per chi vuole ritrovare serenità in compagnia della famiglia. Oroscopo domani 28 dicembre 2018. Paolo Fox, segni in salita nella classifica del giorno. Vergine 5 stelle, le problematiche che hai dovuto affrontare nell'ultimo periodo si stanno lentamente risolvendo. Non sei un segno che ama mettere in mostra ciò che fa, non sei un esibizionista, tieni molto alla tua privacy. Anche per questo motivo non ti va di rivelare agli altri ciò che farai durante questi giorni di festa. Scorpione 5 stelle, oroscopo domani positivo, stai procedendo verso un anno particolarmente fortunato e ricco di opportunità. È un periodo particolarmente bello per i sentimenti, ed a Capodanno preferisci un po' più di tranquillità, l'ideale sarebbe quello di trascorrere l'ultimo giorno dell'anno in compagnia del partner, organizzando qualcosa di romantico e suggestivo. Pesci 5 stelle, Capodanno porta un po' più di serenità nella tua vita. Hai bisogno di dare più spazio alla sfera emotiva e sentimentale. Nell'ultimo periodo sei stato un po' preoccupato per tutto ciò che riguardava soldi e lavoro. Quindi la famiglia e l'amore sono stati messi in secondo piano, e se i tuoi cari sono lontani, avrai voglia di recuperare. Questo è il periodo ideale per cercare di ritrovare un po' più di intimità. Venere, Marte ed Urano sono in ottimo aspetto durante la notte di Capodanno, e possano nascere momenti magici. Leone 4 stelle, sei il segno della passione, ma sei anche il segno della generosità. Ti piace fare scena anche quando acquisti un regalo. Curi ogni dettaglio anche per chi vuoi ti questi e suscitare felicità nella persona che riceve questo regalo. Capodanno secondo l'esperto di astrologia Paolo Fox sarà speciale e da trascorrere in compagnia di pochi intimi. I fatti vostri di oggi, oroscopo domani di Paolo Fox, classifica segni. Gemelli 4 stelle,
Queste sono giornate buone, possono risolversi problemi che riguardano anche la tua situazione sentimentale. Questo è un periodo in cui sei ancora disponibile al colloquio. C'è chi però potrebbe anche decidere di mettersi in gioco in situazioni nuove. Se il partner ci tiene a recuperare un rapporto, se tu vuoi provare a trovare un compromesso, sarà importante agire entro la fine del mese di dicembre. Capricorno 4 stelle, sei un segno molto attento al dovere. Sei felice di trascorrere queste giornate di festa e non ti sottrai dal dovere di fare gli auguri a tutti. Capodanno sarà una giornata interessante da trascorrere in compagnia delle persone che ami e che ti fanno stare bene. Sagittario 3 stelle, non lasciare che una giornata negativa possa pregiudicare il tuo buon umore. D'altronde il 2019 sarà un anno particolarmente interessante e fortunato, le occasioni per poter emergere non mancheranno grazie anche a Giove in transito nel segno. I più giovani non devono esitare ad assecondare il loro desiderio di novità. Sono favoriti i viaggi e gli spostamenti come pure le proposte che ti spingeranno a valutare delle alternative. Acquario 3 stelle, sei provato fisicamente, soprattutto perché avresti bisogno di dedicare maggiore spazio al tuo benessere psicofisico. Chi si è impegnato molto ma non è riuscito a dedicare un po' di tempo a se stesso, adesso paga a pegno. A Capodanno solitamente preferisci fare cose diverse dagli altri. Preferisci stare in compagnie selezionate e distinguerti anche in questo. Segni in discesa nell'oroscopo domani 28 dicembre 2018. Paolo Fox. Ariete 3 stelle, l'oroscopo domani segnala la luna all'opposizione. L'ultima parte del 2018 potrebbe rivelartisi difficoltosa. Paolo Fox invita quindi a puntare su gennaio che sarà un mese bello per le emozioni. In questi giorni potresti sentirti un po' agitato e su di giri, un atteggiamento che però deve essere abbandonato quando inizierà il nuovo anno. Cancro 3 stelle, avresti bisogno di riposare di più. Preparati a vivere un capodanno di forza, ma bisogna recuperare. Chi ha vissuto una crisi ora ha voglia di riscattarsi. Chi è indeciso tra due storie non sa quale scegliere entro la fine dell'anno cerca di parlare chiaro, di liberare il tuo cuore e dire ciò che pensi in maniera diretta. Toro 2 stelle, hai bisogno di ritornare in famiglia per ritrovare un po' più di tranquillità. Questo è un periodo utile per riflettere su quanto realizzato durante l'ultimo periodo dell'anno. Fare il punto della situazione ti aiuterà ad iniziare al meglio il nuovo anno. Infatti l'anno 2019 sarà un anno molto bello, molto fortunato ed il 31 dicembre di sera nascerà sotto l'ottimo aspetto delle stelle. Bilancia 2 stelle. Sei pensieroso, stai riflettendo su quello che è successo nell'ultimo anno. Ti stai chiedendo quali sono state le scelte vincenti delle ultime settimane. La prima parte della 2019 sarà molto interessante. L'elemento di disturbo più forte sarà avere Saturno contrario. Affrontate con ottimismo il futuro ripaga. Le occasioni per rivalerti non mancheranno. Non sei un segno che ama parlare male degli altri, nonostante qualcuno provi a metterti in cattiva luce. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.